Eccoci ancora in vostra compagnia. Oggi è lunedì e lo sapete, la seconda parte è dedicata o alle pensioni oppure a scadenze e adempimenti fiscali. Siamo collegati via Skype con Mariangela Conti, CAF CISL della Lombardia. Dunque, Mariangela, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, oggi nella nostra scaletta, in attesa magari che qualcuno ci chiami o ci invii dei messaggi per quanto riguarda naturalmente le questioni fiscali, vorremmo partire con le agevolazioni per l'acquisto della prima casa, cosiddette agevolazioni per i giovani o, per meglio dire, quelli che hanno meno di 35 anni. Sì, è uscita la circolare 12 e dell'Agenzia delle Entrate il 14 di ottobre, dove sono state date alcune indicazioni e si sono specificati alcuni aspetti di questa agevolazione fiscale, che, come ricordavi tu, interessa appunto i giovani under 36, perché la problematica è importante e molti erano gli aspetti che avevano necessità di essere chiariti, in modo particolare proprio riguardante l'età degli interessati, l'utilizzo dell'ISE ordinaria piuttosto che corrente, tutta la serie di requisiti relativi agli immobili compromessi piuttosto che acquisti con IVA, piuttosto che acquisti non in regime di IVA, quindi sono tante le questioni aperte. Ricordiamo che questa agevolazione aiuta praticamente i giovani che hanno un reddito basso, con un valore ISE fino a 40.000 euro, ad effettuare l'acquisto della propria abitazione principale ed eventuali pertinenze legate alla stessa, senza pagare le imposte di registro, che sono non di poco conto, perché pensiamo sono intorno al 2%, ed avere un credito d'imposta se invece l'acquisto con IVA, in questo caso sulla prima casa si paga il 4%, quindi le cifre in gioco sono importanti. Se si ha diritto a questa agevolazione, alla fine si pagano solo alcuni tributi speciali, tassi ipotecari, imposte di bollo, per un totale di circa 320 euro, quindi il risparmio è molto importante. La problematica riguardante l'età è proprio quella relativa a quando si compie il 36esimo anno di età, quindi per avere diritto a questa agevolazione non devo compiere 36 anni nell'anno in cui vado a richiedere l'agevolazione. Infatti nella circolare c'è proprio l'esempio pratico: io acquisto ad ottobre, ho 35 anni, poi a novembre compio 36 anni, non ho diritto all'agevolazione, perché quindi fino a massimo di 35 anni. Ecco, per ISE si intende sempre naturalmente calcolato a livello familiare. Ecco, infatti questa è una delle problematiche maggiori, perché anche noi abbiamo ricevuto in questi mesi, da quando si era data vita a questa agevolazione, proprio la richiesta di informativa riguardante questa ISE. Cioè l'ISE è una sola e riguarda il nucleo familiare, quindi il giovane che vive ancora in famiglia di fatto ha un ISE con la propria famiglia. Per avere questo ISE, quindi inferiore ai 40.000 euro, o si vive da soli o comunque non si ha reddito, comunque la famiglia ha comunque un reddito basso. Infatti questa è una delle domande che ci viene richiesta con più frequenza. Ecco, passiamo a un altro bonus che desta sempre molto interesse da parte di molte persone, quello relativo alle terme, che è un fatto anche importante, perché naturalmente ci sono molte persone che si recano alle terme per motivi di salute. In questo caso particolare, cosa possiamo dire su questo bonus? Quali agevolazioni si hanno?
Allora, anche in questo caso c'è stata molta pubblicità di questo bonus, nuovo bonus. Diciamo che non è ancora partito, ma sarà operativo dall'8 novembre. Anche in questo caso si vuole agevolare un pochino questo settore che è stato penalizzato dal Covid. In modo particolare non è richiesta un'ISEE, ma praticamente ogni soggetto maggiorenne potrà richiedere direttamente nelle strutture termali che si iscriveranno entro il 28 ottobre in un'apposita piattaforma, di prenotare questi bonus terme. Bisogna appunto tenere conto che sono massimo 200 euro, quindi se una famiglia è composta da 4 persone maggiorenni potrebbe aver diritto fino a 800 euro di bonus. Naturalmente è valido se non ho già delle agevolazioni, come dicevi anche tu prima, che vado già con il Servizio Sanitario Nazionale a fare delle cure, ma è appunto tutta la parte che è extra questa partita. Sarà semplice richiederlo proprio perché viene fatto direttamente tramite le strutture. Quindi basta contattarle una volta che verrà messo a disposizione dopo il 28 ottobre sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico l'elenco delle strutture accreditate, telefonare, poi si ha 60 giorni per spendere questo bonus. Ecco, volevo chiederti, ma a questo riguardo magari a molti può interessare, diciamo è un bonus che è indipendente dal numero di giorni che si fanno alle terme. Io ricordo che in alcuni casi si fa una settimana, ma ci sono anche cure che riguardano ad esempio 12 giorni o 13 giorni. Ecco, il bonus resta sempre quello. Allora, hanno specificato che va speso in un'unica soluzione, quindi nel tuo caso se tu fai un pacchetto comunque di una settimana, teoricamente i 200 euro riesci a coprirli. Qualora invece vai mirato e spendi meno, praticamente viene persa la differenza di arrivare ai 200 euro. Non può essere ceduto a terzi neanche a livello gratuito. Ricordo, visto che mi occupo di fiscale, che comunque le spese sostenute che rimangono a carico del contribuente per le prestazioni fatte durante le cure termali sono detraibili nella dichiarazione dei redditi con la prescrizione del medico e il pagamento è, come tutte le spese mediche, tracciabile, deve essere per la detrazione. In questo caso del bonus terme rientrano sia quelli per benefici legati alla salute, sia tutto il resto, cure di bellezza, piuttosto che quanto propongono le varie strutture. Quindi non c'è, diciamo, necessità della richiesta, del medico di base. Si può anche accedere, diciamo, normalmente senza motivi strettamente sanitari. Infatti, lo scopo è proprio questo. Bene, altro bonus, sicuramente di interesse, siamo in un momento di bonus, spesso parliamo del 110% per quanto riguarda i lavori, nelle nostre case, i lavori edili, ma c'è anche un bonus idrico. Sì, diciamo che quest'anno sono due bonus concomitanti. C'è appunto il bonus acqua potabile e questo è il bonus idrico. Allora, il 27 settembre il Ministero della Transizione Ecologica ha approvato questo bonus idrico che verrà erogato su richiesta del contribuente. Appena praticamente verrà aperta la piattaforma, quindi si attende le indicazioni per potervi accedere, bisognerà appunto candidarsi e scrivere tutta una serie di dati. Non è richiesta l'ISEE, si può avere massimo 1.000 euro e poi verrà fatto direttamente sul conto corrente indicato l'accredito di questa somma. Importante che sono un cittadino
cittadino maggiorenne, devo essere proprietario dell'immobile o perché sono a titolo di proprietà o comunque di altri diritti reali, quindi usufruttuario, ad esempio. Posso essere comproprietario, però devo avere la liberatoria dell'altro proprietario e quando faccio poi la domanda dovrò indicare tutta una serie di dati, dai dati dell'immobile, quindi le coordinate catastali, a che non ne ho usufruito, come ricordavi anche tu, di agevolazioni fiscali per le stesse motivazioni, e quindi di indicare anche le caratteristiche tecniche, perché cosa posso fare per avere questo bonus? Devo praticamente intervenire sulla riduzione del consumo dell'acqua, quindi devo andare a sostituire sia, non so, la rubinetteria del bagno piuttosto che anche della cucina, secondo i parametri che sono stati indicati appunto dalla norma. In questo caso, o anche sostituire per esempio tutti i consumi che gli attuali sanitari si hanno in casa, fanno consumare di più. E quindi, se io ho effettivamente questo risparmio, posso richiedere questi 1.000 euro. Ecco, Mariangela, ci ha scritto subito un telespettatore chiedendo un ragguaglio appunto sul bonus relativo alle terme e ci chiede, ma ho capito bene? Dunque io parto, vado nella località termale e il bonus lo chiedo lì sul posto, non devo preventivamente inviare nessuna comunicazione. No, deve solo prendere contatto con una delle strutture termali che effettua questo tipo di servizio, quindi contattare, fermare il bonus e poi ha 60 giorni di tempo per prendere l'appuntamento vero e proprio sulla destinazione. Essendo a scadenza, si va avanti fino a che ci sono i fondi disponibili, che mi sembra che erano intorno ai 53 milioni di euro. Quindi bisogna, diciamo, fare presto, Sì, insomma. conviene comunque telefonare, prenotarsi, bloccare e poi con calma nei 60 giorni poi si va. Va bene, ci fermiamo alcuni istanti e poi ancora insieme a Mariangela Conti. Eccoci ancora in vostra compagnia, in compagnia di Mariangela Conti del CAF CISL della Lombardia che è collegata con noi via Skype. Prima prendiamo una chiamata. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, Prego, l'ascoltiamo. buongiorno, sono la signora Ferragogno, Sì, prego. abito nelle case dell'Alet, Sì. ho un INFE di 6.300 euro e Sì. mi fanno pagare 530 euro di spese e affitto dell'Alet. Sì. Posso fare qualcosa per avere la riduzione sopra l'affitto? Va bene, signora, chiediamo, grazie della chiamata. Mariangela, hai sentito? Allora sì, ho sentito. Allora, diciamo che la normativa riguardante le case ALER riguardano appunto viene stabilito praticamente il canone d'affitto da pagare ogni anno sulla base dell'ISEE. Quindi se la signora di sicuro, perché viene fatto ogni anno, avrà consegnato l'ISEE e quindi sarà dentro nei parametri di riferimento. Se ha qualche dubbio, può comunque rivolgersi direttamente anche magari ai nostri uffici del SICET che seguono appunto gli inquilini. Per esempio qui a Milano è in via Tadino e verificare effettivamente avere un'informativa più approfondita legata alla sua casistica. Ecco, immagino che lei con 6.300 euro di ISEE supponga che 530 euro di spese siano tante. Quindi lì, come dici tu, bisogna andare di persona e farsi fare un conto.
Sì, poi comunque il SICET segue queste problematiche, quindi con tutte le tabelle poi bisogna vedere anche quanti sono in famiglia, ci cioè sono tanti gli aspetti da prendere in considerazione, però se ha dei dubbi va e così almeno le vengono chiariti. Dunque, passando ad altro bonus, abbiamo anche il bonus di 500 euro per quelli che hanno i figli diversamente abili. Sì, diciamo che anche questa è una novità, infatti il 14 ottobre è stato firmato questo decreto interministeriale che ha dato vita a questo nuovo assegno mensile che viene riconosciuto ai genitori, mamma o papà, che fanno parte di un nucleo familiare monoparentale, quindi c'è o solo uno solo dei due genitori, sono in uno stato di disoccupazione o comunque di monoreddito basso. Infatti viene riconosciuto questo contributo se l'ISEE è inferiore a 3.000 euro, quindi siamo proprio nella situazione dove i redditi sono molto bassi, quindi se sono lavoratore dipendente non arrivo agli 8.145 euro della no tax area, e lo stesso se sono lavoratore autonomo, comunque pensionato, del 4.800 euro. Viene riconosciuto per ogni figlio 150 euro. Se sono disabili più di due figli 300 euro, due figli 300 euro, e se si hanno più di tre figli disabili massimo 500 euro. È stato stanziato per 3 anni, ovvio che avendolo fatto adesso per il 2021 è retroattivo, quindi chi è in queste situazioni, che ha comunque un figlio disabile maggiorenne o minorenne e un ISEE inferiore a 3.000, può direttamente recarsi anche presso il nostro patronato, del mio collega Remo, l'INAS, e fare la domanda, proprio per avere tutti gli arretrati dal 1° di gennaio fino ad oggi. Quindi è questo contributo minimo di 150 euro. I Ecco. casi di disabilità sono quelli che vengono riconosciuti anche quando compiliamo la domanda ISEE, che può essere grave, media o non autosufficiente. Questo perché diciamo che sono stati stanziati dei fondi e si va a esaurimento degli stessi. Se non fossero sufficienti a coprire tutte le domande che venissero presentate, praticamente si tiene conto del grado di disabilità e prima dell'ISEE, poi anche a parità del grado di disabilità. Per fare la richiesta è richiesto almeno il 60% di disabilità, comunque. Ecco, a tuo avviso, diciamo, le modalità per ottenere questo sono modalità abbastanza semplici che possono agevolare o c'è qualche complicazione? Allora, se si va al patronato, di sicuro si avrà tutta l'assistenza anche per verificare i requisiti e tutte le caratteristiche. Il contribuente può anche comunque rivolgersi direttamente all'INPS perché c'è un numero fisso di riferimento. Oppure, se ha il famoso SPID, può anche compilarsi, o con la carta di identità elettronica, può compilarsi anche direttamente la domanda online nel sito dell'INPS. Lì però Però entriamo su modalità un pochino più più complicate. complicate, sì. La maggior parte delle persone non credo che sarà facile con la carta di identità elettronica accedere. Senti, c'è anche mi ha incuriosito perché non sapevo di questa cosa, il bonus docenti. Sì, diciamo che per aiutare nella formazione e l'aggiornamento i docenti di ruolo, che sono docenti degli istituti statali, ogni anno viene messo a disposizione un fondo di 500 euro a docente. Infatti il 21 di settembre hanno aperto la nuova campagna, diciamo, tramite sempre lo SPID, per avere l'accredito di questi 500 euro, che hanno tempo di spendere fino al 31
al prossimo anno, alla fine dell'anno scolastico, quindi il 31/8 del 2022. Salvo in alcuni casi, se non lo utilizzano tutto, può essere di nuovo la differenza recuperata. Diciamo che sono i docenti non precari, ma appunto che sono in generale quelli di ruolo. Possono acquistare libri, testi, iscriversi anche a corsi riconosciuti universitari, master, possono acquistare computer, programmi per il loro lavoro. E quindi è qualcosa che aiuta la formazione di questi docenti, che si va anche a fiancare al bonus cultura dei ragazzi che compiono ogni anno i 18 anni. In questo caso, per esempio, i nati del 2002, nel 2002 che hanno compiuto i 18 anni nel 2020, avevano tempo fino al 31 agosto di quest'anno di fare la domanda sempre con lo SPID online, non è legata all'ISE, per avere questo buono di 500 euro che come docenti serve per acquistare, anche andare al musei, cinema, quindi attività culturali e libri in generale. Senti, un altro telespettatore ci chiede invece del famoso bonus TV in occasione del passaggio al digitale 2. Lui dice: ho capito che si può andare direttamente al negozio dove si acquista il televisore nuovo, oppure si può andare in una cosiddetta isola ambientale, portare il televisore vecchio, fare la rottamazione e farsi dare la certificazione. Ma chi è che può fare la rottamazione? Colui che nell'ambito del nucleo familiare paga il canone TV, cioè paga la bolletta elettrica, o lo può fare chiunque? Allora, non hanno specificato chi, basta che fai parte del nucleo familiare, quindi verrà dichiarato che viene dismesso il televisore vecchio acquistato prima del 2018 e quindi poi si avrà diritto all'acquisto. Non è legato all'ISE rispetto invece all'altro bonus sempre per la TV dove c'era il requisito dell'ISE. Quindi lo può fare in ambito familiare, diciamo così, lo può fare Sì. chiunque. Sì, perché hanno stabilito che è uno per nucleo familiare, quindi indipendentemente da chi lo richiede, è importante che sia un soggetto maggiorenne. Senti, finiamo con il bonus vacanze. Abbiamo ancora Allora, un minuto e sì, mezzo? diciamo che non è stato prorogato, ma ce lo trasciniamo dall'anno scorso. Sì. È solo per ricordare che alla fine dell'anno scade definitivamente, quindi chi non l'avesse ancora usufruito ha la possibilità di farlo entro fine anno e poi l'anno prossimo recupererà il famoso 20% di cui non usufruisce in fase di spesa di questo bonus nella dichiarazione dei redditi. Quindi momento di attesa, allora, diciamo Sì. così, in questo momento. Speriamo naturalmente sull'anno prossimo. Va bene, io ringrazio tantissimo Mariangela Conti, CAF CISL della Lombardia, che è stata con noi, come le altre volte, sempre con grande chiarezza. Grazie Mariangela, ovviamente alla prossima. Grazie a voi. Grazie Buon a chi, pomeriggio. grazie a quanti ci hanno seguito. Io ricordo sempre Metropolis, la puntata di domani, ore 13:15. È tutto, buon proseguimento, buon pomeriggio.